siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Eccoci qui in diretta a Radio Bruno all'interno dell'Area Stile con Alessio Bernabei. Eccomi qua, ciao a tutti. Tuo secondo Sanremo, primo da solista. Esatto. Un'emozione nuova. Sì, è un'emozione nuova, sicuramente vi porto il bagaglio di 2 anni di esperienze, abbiamo fatto veramente di tutto con la band e insomma queste esperienze le userò a mio favore per trarre il meglio da questa grande esperienza che è proprio il Festival di Sanremo. La canzone si intitola Noi siamo infinito, una canzone bellissima, molto radiofonica, grintosa, energica. Insomma, quel palco proprio lo vuoi spaccare, vuoi far ballare l'Ariston. Di brutto, sì, devo dire che voglio veramente far ballare l'Ariston, anche perché ecco, anche l'altra era una ballad rock, quest'anno voglio veramente rallegrare gli animi. Dai. Ci siamo. Tra poco uscirà anche un tuo nuovo lavoro. Sì, esatto. Sei in lavorazione. Sono in lavorazione, infatti dopo Sanremo mi dovrò chiudere in studio con Lucchetto, veramente con le sbarre, e finire l'album che poi uscirà l'8 aprile. E c'è già il pre-order anche su iTunes e speriamo che insomma venga un bel lavoro, ma credo che piacerà molto alle persone in generale. C'è grande attesa, non so, saranno tutti pezzi energici come questo, ci stupirà anche con delle ballads, ritmi diversi. Sì, esatto, sarà molto internazionale, un sound internazionale, pur mantenendo comunque il cantautorato italiano, le influenze cantautorali che comunque è molto importanti, siamo in un territorio italiano. Sarà un sound molto diverso da prima, ho messo influenze, tantissime influenze, io ho influenze dappertutto, dal punk al pop fino allo swing, quindi ci sarà di tutto e di più, sarà una nuova faccia di Alessio Bernabei. E abbiamo ritrovato un Alessio con una voce ancora più potente, con diverse tonalità che stai toccando. Sì. C'è stato anche un lavoro insomma importante alle spalle. C'è stata una sperimentazione, ho provato, mi sono messo in tutte le salse, ho visto quale sarebbe stato il genere migliore per me, più adatto a me, e ho fatto questo mix molto interessante. Ho delle nuove vesti, ma secondo me sono molto curiose, do dei colori nuovi a me stesso, quindi assolutamente così. Sì. E per quel che riguarda invece la serata delle cover, hai scelto Riccardo Cocciante e sul palco con te ci saranno anche Benji e Fede. Esatto, che saluto tanto. Anche noi. Oggi dovranno anche raggiungerci, quindi anche questa è stata un po' un esperimento, è stata una cosa molto curiosa, perché prendere un pezzo del 78 di Cocciante, che è molto profondo, molto cupo, un po' dark anche, e portarlo nelle nostre vesti, quindi più giovani, più teenager, più anche ecco, più moderne, più 2016. È venuto un arrangiamento molto, molto innovativo dal nostro produttore Fausto Cogliati. E credo che le persone rimarranno soddisfatte. Bene, non vediamo l'ora di ascoltarlo. Un'ultimissima domanda. Sì. Carlo Conti o Gabriel oppure le ragazze ti presentano, si sta per aprire insomma il palco, la bellissima scenografia. Alessio che cosa pensa? Me la faccio sotto. No vabbè, però non puoi insomma correre là, cosa pensi? Sono attimi di adrenalina indescrivibili, cioè le persone, senza offesa, ma non potete capire cosa sia. È per quello che te lo chiediamo, sì, per viverlo al meglio. Sì, in realtà c'è tanta concentrazione, io proprio vado proprio in meditazione, prima dell'esibizione chiudo gli occhi e mi concentro, entro proprio in quel mood proprio da esibizione, darò il meglio senza strafare, il massimo concentrazione e esibizione impeccabile. Bene, allora con questo, immaginandoti così, vogliamo appunto che tu possa salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo. Ovvio. Di Radio Bruno. Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno, un grande saluto da Alessio Bernabei, vi voglio bene. È stato un piacere averti con noi, grazie. Piacere mio, grazie a voi.